La Juventus ha depositato oggi pomeriggio in Lega a Milano il contratto di Higuain. Previsto il pagamento della clausola ai partenopei 90 milioni in 2 anni. Al giocatore un ingaggio da 7 milioni e mezzo all'anno per 4 stagioni. Ciro Immobile, nuovo attaccante della Lazio, si è presentato e ha lanciato la sfida. Sono pronto, ha detto, i biancocelesti sono stati la mia prima scelta. Cari amici sportivi, buonasera. Dunque, Higuain è un giocatore della Juventus, come avete sentito dai nostri titoli. È previsto il pagamento della clausola di 90 milioni da parte della Juventus al Napoli. Juventus che ha depositato il contratto del giocatore argentino questo pomeriggio in Lega a Milano. Per quel che riguarda il contratto, il giocatore percepirà, come avete, ripeto, sentito anche dai nostri titoli, 7 milioni e mezzo all'anno per 4 stagioni. Alla fine si tratta di un affare straordinario, l'affare del calciomercato, in attesa che naturalmente poi venga perfezionato anche il passaggio di Pogba dalla Juventus al Manchester United. Ne parleremo qui in studio con Tommaso Bonan. Buonasera. Buonasera Lorenzo. Che torna dopo qualche giorno nel TMV News. Grazie, grazie. Ho fatto una piccola escursione nel ritiro della Fiorentina per capire cosa succede in casa viola, ma oggi parliamo d'altro perché Higuain merita tutte le attenzioni. Di grandissimi temi, e con noi in studio c'è anche Ivan Cardia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dicevo di questo affare che per il momento possiamo ritenere l'affare del calciomercato in assoluto, in attesa di Pogba al Manchester United. Comunque insomma resta un grande affare, anche perché tutto sommato si è concretizzato nel giro di non moltissimo tempo. Sì, la Juve si è mossa con grande decisione. Penso che comunque rimarrà il grande affare del calciomercato estivo, anche perché poi le cifre rispetto all'affare Pogba non sono così lontane. Oddio, 30 milioni di euro c'entra un buon giocatore. Però diciamo comunque stiamo parlando di due colpi tra i più costosi nella storia del calciomercato. La Juventus prosegue con Higuain nello stesso indirizzo che aveva preso con Milan Pjanic, nel senso che va a prelevare i migliori calciatori delle due concorrenti, perché ha preso Pjanic, che l'anno scorso è stato il miglior calciatore della Roma, e Higuain, che con 36 gol è stato un calciatore dall'impatto devastante sul nostro campionato, è stato il miglior calciatore del Napoli. Ora punta alla Champions League, perché non ci si può più nascondere, con Higuain, Dybala in attacco. Forse manca un centrocampista, sicuramente manca un centrocampista, però adesso l'obiettivo per la Juventus secondo me è abbastanza chiaro. So che Tommaso Bonan, parlando di questo trasferimento di Higuain alla Juventus, vuole spingersi oltre nel giudizio proprio dell'affare. No, stavamo ragionando sulle cifre, no? Sulle mere cifre di questa trattativa, e dobbiamo rapportarle al giorno d'oggi, cioè al calcio d'oggi. In questo momento non ce ne vogliono i tifosi del Napoli, che chiaramente sono dispiaciuti per la perdita del miglior attaccante che gioca in Serie A, ma tra i migliori tre che gioca in tutto il mondo. Economicamente è stata una cessione incredibile, cioè la strategia, tra virgolette, la trattativa portata avanti dal club di De Laurentiis è stata perfetta, perché al giorno d'oggi è sempre difficile trattenere un giocatore. Venderlo a 90 milioni di euro è un affare, tralasciando la montagna di gol che ha fatto Higuain nella scorsa stagione e quello che racconta la carriera di Gonzalo Higuain in tutti questi anni. Però a queste cifre un giocatore si vende. Sì, un giocatore come si vende al giorno d'oggi, come è il calcio d'oggi. Il Napoli è una potenza del calcio italiano, ma non è una big, una potenza del calcio europeo, come può essere il Bayern Monaco, come può essere il Manchester United, che va appunto a prendere Pogba per oltre 100 milioni di euro. Un giocatore alla soglia di 30 anni a 90 milioni, certo, si vende. Poi comunque hanno sottolineato anche tanti addetti ai lavori, chissà che poi il prossimo anno il Napoli non possa davvero ricavare la stessa cifra. Insomma, è chiaro che Higuain, certo, resta un giocatore fortissimo, però è un'occasione in questo momento. È un'occasione in questo momento, ricordiamoci cosa è successo con Lavezzi, ricordiamoci cosa è successo con Cavani, venduti a peso d'oro, incognite una volta subito dopo la cessione, poi il Napoli ha sempre riuscito a tappare la lacuna. Chiaramente con Higuain sarà più difficile, però dal punto di vista economico io non mi sento di giudicare in maniera negativa De Laurentiis e i suoi uomini di mercato. Dicevamo del pagamento della clausola da parte della Juventus, che avverrà in due tranche, 90 milioni. Si era parlato nei giorni scorsi anche della possibilità dell'inserimento di alcune contropartite tecniche in questo affare. Evidentemente poi il Napoli ha tenuto duro su questo fronte e ha ottenuto, alla fine otterrà il pagamento dei 90 milioni. Si era parlato di Pereira e di Rugani, sì, anche probabilmente. Sì, si è parlato di tante alternative, e io in questo senso volevo fare un piccolo appunto al ragionamento che è giustamente condivisibile di Tommaso. Però secondo me a Napoli sarebbe convenuto inserire qualche contropartita
contropartita tecnica, e non escludo che accadranno nuovi affari più in là, più in avanti nel calciomercato, perché cioè ci saranno comunque degli affari. Ma sì, al di là di questa, allora, pensiamo al caso di Roberto Pereira. Finché non è scoppiata questa bolla Higuain, se così la vogliamo definire, Roberto Pereira era ad un passo dal diventare un calciatore del Napoli, quindi rimane un nome d'attualità, può rimanere un nome d'attualità per il club partenopeo. Altri nomi sono stati fatti nell'ambito di quella che è anche difficile chiamare trattativa per Higuain, perché di fatto Juventus e Napoli non hanno mai davvero trattato, però comunque sono stati fatti nomi di Rugani, di Sturaro, di Zaza. Io penso che ad esempio Rugani, con le tante voci attorno a Kalidou Koulibaly, possa essere un giocatore molto utile per il Napoli. Magari non ne parleranno ora per non turbare la piazza, certo, perché i tifosi non sarebbero contenti di sentire che De Laurentiis discorre a comunque graditissimo a Sarri, elemento graditissimo. Però, secondo me sarebbe un ottimo rinforzo, oltre ad essere appunto un elemento molto gradito a Sarri, che lo conosce perfettamente. Dobbiamo parlare anche di un altro argomento legato a Y Scout, perché è in corso da ieri a Chiavari. Y Scout in pratica sono due giorni di calciomercato mondiale, ma per tutti i particolari andiamo proprio a Chiavari, dove c'è Marco Conterio. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Chiavari, edizione importante questa di Y Scout, se vogliamo, perché c'è stato spazio per tanto mercato in questo save the date, in questa giornata di trattative. Tanti club, perché sono arrivati da ben 23 nazioni diverse, da tanti continenti. Insomma, c'era il Chennai per esempio, la squadra di Marco Materazzi, campione d'India, i Los Angeles Galaxy, ma anche procuratori dal Giappone, insomma da tante nazioni e nazionalità, per parlare di mercato, per parlare di giocatori, soprattutto osservatori, soprattutto personaggio. Qui insomma sono stati proposti giocatori, alcuni molto strani, molto particolari, ma alcuni insomma che evidentemente possono essere dei talenti. Oggi abbiamo fatto insomma degli esempi, tra cui anche un giocatore molto interessante che gioca nel PSV Eindhoven. Comunque tanti rumors, uno di questi per esempio è l'incontro che abbiamo scoperto tra Lazio e l'entourage di Toven. Sembra andato molto bene nei giorni molto caldi per ovviamente la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli, insomma anche qua c'è stato spazio per tanto mercato internazionale, per tante trattative. Come sempre poi c'è stata la presentazione di Y Scout 5, che è la nuova piattaforma che di fatto servirà a scoprire ancora meglio tutti i talenti in giro per il mondo. Qua tantissimi osservatori, abbiamo cercato di scoprirli insieme a loro e nei prossimi giorni ve li racconteremo qua su tuttomercatoweb.com. Ciao! Grazie dunque a Marco Conterio, che faceva riferimento da Y Scout alla Lazio. A proposito dei biancocelesti, Immobile è un nuovo giocatore della Lazio, praticamente ufficiale, ha sostenuto le visite mediche, ha parlato anche sostenendo che quella dei biancocelesti è stata la sua prima scelta. Dunque un colpo quello della Lazio, importante per provare a ripartire dopo le polemiche dei giorni scorsi, delle settimane scorse. Ne parliamo anche con Renzo Carlaschelli, che è in collegamento con noi, giocatore storico della Lazio. Buon pomeriggio Carlaschelli. Buon pomeriggio a voi, buongiorno. Allora, intanto il suo giudizio sull'acquisto di Immobile, era il colpo che serviva alla Lazio? Ma io non sono molto convinto, anche se è un buonissimo giocatore. Io così dovesse giocare Felipe Anderson sulla destra e Keita sulla sinistra, mi sembra un attacco, cioè una idea mia personale, io non sono un tecnico, mi sembra un attacco un po' troppo leggero, però è un buon colpo di sicuro. Io puntavo visibilmente in centro davanti, forse più forte fisicamente, però per la Lazio attuale va bene, Immobile va benissimo. Ecco, può essere l'inizio per provare anche a riportare dalla propria parte, da parte della società, i tifosi? Deve essere, assolutamente sì. No, beh, mi sembra che lo titolo con la mossa anche con Perussi, mi sembra che ha fatto una buona, giocato una buona carta, perciò sì, me lo auguro per i tifosi, perché io sono stato roba qualche giorno fa, ho visto veramente tutti i tifosi contro lo Tito. Io Tito a questo punto si deve svegliare, deve fare qualche cosa. Anche se io non do tutte le colpe allo Tito, perché non lo so che dico una cosa impopolare, però mi sembra che tutto sommato sì, gli errori li ha fatti, per l'amor di Dio, perché chi lavora sbaglia. Poteva fare molto di più. Negli 12 anni credo che gestendo titolo, io credo che l'anno scorso ha fatto il danno più grosso, l'ha fatto l'anno scorso, perché doveva intervenire sul mercato e prendere tre giocatori per poter passare, per tentare di passare il turno preliminare. Questo sì. Ecco, invece diceva di Peruzzi, che probabilmente farà il team manager, il club manager, sono ancora da ufficializzare, però ecco,
questa mossa mi sembra che abbia trovato il suo consenso, ne parlava poco fa, e anche questa insomma va nella direzione di tentare di ricucire il rapporto con i sostenitori biancocelesti. Ma se parte da Peruzzi, parte Lotito, ha giocato una buona carta, ha fatto una buona mossa, anche perché ci voleva questo giocatore, che naturalmente è stata una bandiera, è stato comunque vinto parecchio con la Lazio, campione del mondo, perciò di sicuro è una mossa importante. Speriamo che anche questa mossa possa servire. Tommaso Moran. Sì, Garlaschelli, salve. Le faccio una domanda su un altro giocatore in questo momento molto chiacchierato all'interno della Lazio, Candreva. Le chiedo, secondo lei, cosa dovrebbe fare Lotito, viste le cifre che si muovono attorno a questo giocatore, cederlo, non cederlo, farne un punto di riferimento oppure sacrificarlo per il mercato? Ma se un sacrificio bisogna fare, Candreva ci può stare. Peccato, perché naturalmente Candreva in questi anni ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. Però se un sacrificio deve essere, Candreva può essere l'uomo giusto, anche perché mi sembra che sul mercato, oltre a Candreva, c'è poca roba per quanto riguarda l'asse. Forse la cifra è un po' bassina. È chiaro che dovesse partire Candreva, ripeto, con Filipe Anderson, Keita e Immobile, mi sembra di vedere un attacco un po' deboluccio, un po' troppo leggero, ecco, non debole, per l'amore di Dio, ho sbagliato, ho detto un po' troppo leggero, però naturalmente è una perdita, se dovesse partire Candreva è una perdita molto importante. Però ecco, dal punto di vista del numero dei gol, Immobile le dà fiducia, al di là del fatto che complessivamente l'attacco le sembra leggerino? Immobile fino a 2 anni fa ha fatto un pacco di gol, e sono 2 anni che, vuoi per l'infortunio, vuoi in Germania, certamente non ha fatto il miglior campionato. Staremo a vedere, io spero che possa cominciare proprio la Lazio a fare quello che ha fatto 2 anni fa, staremo a vedere. Ivan Cardia, l'ultima considerazione, l'ultima domanda con Renzo Garlaschelli. Buonasera Garlaschelli, le volevo chiedere, si parla sempre di attaccanti, Immobile apre il mercato della Lazio, ma questa squadra non ha grossi problemi nella fase difensiva, cioè non servirebbero almeno un paio di innesti in difesa? Ah, di sicuro, quello che abbiamo visto l'anno scorso è proprio lì il punto debole della Lazio. Dovesse partire Candreva, come ne parlavo prima, può essere recuperabile anche se è una grossa perdita, però il problema principale l'altro anno è stato proprio la difesa, perciò io di sicuro due giocatori di difesa vanno presi assolutamente. Perfetto, grazie a Renzo Garlaschelli per il suo contributo. Buona giornata. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci, grazie a Renzo Garlaschelli, grande giocatore della Lazio con cui ha vinto anche lo scudetto negli anni 70. Su Immobile, insomma, non era particolarmente convinto Garlaschelli. No, a mio avviso, ora, per quello che chiaramente è il giudizio di Garlaschelli, che ha sicuramente dalla sua un'ampia esperienza, soprattutto sul campo, direi che visti i nomi che si erano fatti, che erano stati accostati alla Lazio, all'attacco della Lazio, direi che Immobile rappresenta, a mio avviso, il nome perfetto, comunque italiano, voglioso di rimettersi in mostra dopo la parentesi dell'anno scorso con il Torino, buona ma non ottima, con la nazionale sempre a portata di mano. Direi che ci guadagnano tutti, sia per quello che riguarda la Lazio, sia per quello che riguarda Immobile, anche perché le cifre, direi che considerando il giocatore, il valore del giocatore, sono abbastanza contenute, anche se comunque importanti, e quindi direi che è un acquisto perfetto. Ivan? Sì, io in parte condivido il discorso di Garlaschelli, nel senso che la Lazio è stata abituata negli ultimi anni, perlomeno quando le cose sono andate bene, ad avere un centravanti come Klose, certo, un po' meno di Djordjevic onestamente, che fosse alto, che giocasse di sponda, che potesse fornire palloni per gli inserimenti degli esterni e magari anche di qualche centrocampista. Immobile è un tipo di calciatore completamente diverso, perché gioca sulla velocità, sul contropiede, di testa è forte, però non è sicuramente Miroslav Klose, quindi cambia molto la Lazio con l'arrivo di Immobile. A livello realizzativo sono d'accordo che possa essere un ottimo innesto. Secondo me la Lazio ha bisogno di intervenire concretamente in diversi reparti, attenzione ai big, perché non c'è soltanto Candreva, ma lo stesso Keita e Biglia sono, certo, due casi che rimarranno caldi ancora per un bel po' di tempo, quindi la Lazio parte forse in ritardo, però in linea con tante altre società italiane, penso al Milan, alla Roma, alla stessa Inter, però deve muoversi perché ha bisogno di ripartire dopo una stagione oggettivamente deludente. Grazie a Ivan Cardia. Grazie a te. Grazie a Tommaso Bonanna, grazie, che d'ora in poi voi lo ritroveremo frequentemente all'interno del quasi sempre. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.